Salve a tutti e ben ritrovati amici di pensaremac.it. Di custodi per iPad e Air ne esistono a bizzeffe, ma sinceramente io l'ho sempre raggruppato in due categorie principali ben distinte, ovvero quelle ben realizzate e quelle particolari. Oggi andiamo a parlare di una custode che può rientrare comodamente in entrambe le categorie. Stiamo parlando della Case Logic per iPad Air. Scopriamolo insieme! Eccoci qua, allora, come dicevamo, con la Snap View per iPad Air della Case Logic, una custodia, come detto poc'anzi, veramente ben fatta e molto particolare. Scopriamo insieme perché. Nella parte anteriore, cosa che voi non potete notare purtroppo in video, abbiamo un similpelle traforato veramente bello e piacevolissimo al tatto, dove purtroppo però rimangono le ditate e i segni di unto delle mani che purtroppo voi non potete vedere, quindi se lo utilizzate mentre mangiate in pausa pranzo, attenzione perché vi rimarranno delle cose incredibili, ve lo dico per esperienza personale. Nella parte invece posteriore abbiamo questa scocca rigida che ricopre tutto il nostro dispositivo, ovviamente lasciando liberi autoparlanti, fotocamere, jack, insomma lasciando tutto libero, però garantendo una protezione a 360 gradi, quindi se il nostro dispositivo andrà a battere sugli angoli, come potete vedere avremo comunque una protezione totale. Ma la cosa particolare che sicuramente avrete già notato di questa custodia è questo piccolo aggeggino, chiamiamolo così, fluo, che ci permetterà di chiudere in maniera migliore, ecco, diciamo così, migliore rispetto ad altre cover o custodie concorrenti, la nostra case per iPad Air. Allora, come funziona? Ovviamente quando noi andiamo ad aprire il nostro dispositivo, scusate, andiamo ad aprire la nostra cover, avremo il nostro dispositivo perfettamente funzionante, in quanto avremo la funzionalità di avviamento spegnimento tramite i classici magneti che ormai siamo abituati a conoscere su iPad, e nella parte interna abbiamo questo vellutino che va a proteggere il nostro dispositivo. Fin qui niente particolare, tutto bello. La cosa appunto che dicevamo è questa piccola fessura che si andrà a incastrare qua dietro in maniera non del tutto semplicissima all'inizio, quello ve lo devo dire. Quando sentirete un click avremo chiuso e il nostro dispositivo in maniera tale, come potete vedere, dovrebbe stare un pochino più protetto per quanto riguarda lo schermo. Perché dico dovrebbe? Perché come potete vedere è chiuso bene, ma essendoci la piegatura per l'utilizzo di scrittura o visione filmati che vedremo tra un attimo, si va a creare questo piccolo innalzamento che fa passare la polvere, che guardate riesco a vedere dall'altra parte del tavolo, quindi immaginate voi che polvere riesce ad entrare. E questa purtroppo è una cosa che Case Logic non è riuscita a risolvere, ma non è riuscita a risolvere la stessa Apple con la custodia, la Smart Case, che ha lo stesso identico problema. E francamente a me dà veramente tanto tanto fastidio, a alcuni potrebbe non creare nessun tipo di problema. La particolarità andiamola a vedere per quanto riguarda questo gancio, questo blocco, chiamiamolo così, è che una volta inserito all'interno del suo alloggiamento, in questo caso fluo, ora se riusciamo, perché come potete vedere voglio fare la recensione abbastanza in diretta per farvi vedere che non è che sia proprio semplicissimo andare a installare il tutto. Abbiamo il nostro dispositivo dove possiamo guardare i filmati, e cosa che mi piace puntualizzare, perché quando le cose sono fatte bene, intanto voi vedete le gambe del mio bellissimo cavalletto, potete notare la silhouette pronta per la prova a costume, abbiamo un supporto veramente stabile. Infatti se io vado a muoverlo, comunque il dispositivo ha un bilanciamento del peso ottimo e non si muoverà. Anche se io vado a far muovere il mio tavolo traballante, e vi assicuro che lo sto muovendo perché è un tavolo dell'IKEA molto traballante, il dispositivo comunque, come potete vedere, è bello stabile. Stesso discorso quando noi lo utilizzeremo, il nostro iPad intento, intanto ciao a tutti, per scrivere. Anche in questo caso veramente stabile. Come potete vedere, se vedete vibrare, è sempre il mio tavolino made in IKEA, ma non la custodia, che è veramente veramente stabile, perché ha un bilanciamento del peso ottimo sotto ogni punto di vista.
Adesso passiamo alle note dolenti che ho notato di questa custodia. Intanto chiudo qua perché il mio faccione mentre parlo non mi fa impazzire. Le note dolenti di questa custodia. Allora, prima di tutto, come dicevamo, la fessura che si crea a volte qua, pur avendo una chiusura, chiamiamola così, ermetica, non mi ha fatto impazzire. Seconda cosa, per niente olofobica, quando lasciate, la utilizzate, lascerà delle ditate incredibili, soprattutto nella parte anteriore, ma a volte anche in quella posteriore. Altra cosa, dipende voi che utilizzo vorrete fare di questa custodia. Quindi parlare di difetto è un pochino esagerato, però mi sembrava giusto dirlo. L'iPad Air, come anche l'iPad Air 2 ancora meglio, è un prodotto veramente sottile, leggero, come una matita. Insomma, tutte le balle varie che Apple ci ha insegnato nel corso degli ultimi 2 anni. Qual è il problema? Che andando ad utilizzare una custodia del genere andrete sì a proteggere il vostro dispositivo, ma vi troverete accanto a un dispositivo ingombrante, abbastanza spesso, ma soprattutto decisamente pesante. Quello che ho notato io subito è che questo andrà a pesantire tantissimo il vostro dispositivo. Perché? Perché abbiamo la parte posteriore in plastica rigida e anche tutti i lati, e questo ovviamente doveva ripercuotersi da qualche parte. Parlare di difetto, come detto, è un pochino esagerato, me ne rendo conto, però bisogna vedere un po' le esigenze personali dell'individuo. Io francamente una custodia del genere, a meno che non debba trasportare il mio iPad insieme a un trapano, francamente mi sembra un pochino troppo ingombrante. Ma più che l'ingombrante, la cosa che a me ha stupito negativamente è il peso, decisamente eccessivo. Per quanto riguarda poi il complesso, se voi cercate una custodia per proteggere il vostro dispositivo, siate pur tranquilli, perché la SnapView della Case Logic fa al caso vostro. Parliamo adesso di prezzi velocemente. Disponibile in offerta su Amazon a poco meno di 25 euro, quindi un ottimo prezzo. Non è assolutamente da paragonare alla Smart Case di Apple, perché quest'ultima è sì più leggera e più sottile, ma assolutamente non c'è nessun tipo di paragone per quanto riguarda l'utilizzo dei materiali. Io come sempre sono il solito Falcone Luigi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se così non fosse, mettete un bel non mi piace o un bel mi piace se questo video in realtà vi è piaciuto. Se avete domande sulla SnapView per iPad Air della Case Logic, non esitate a farci sapere tramite i commenti, sarò felicissimo di rispondere a tutti voi. Per maggiori dettagli vi rimando all'articolo che trovate su pensaremac.it. Un saluto a tutti, al prossimo video, ciao ciao!